Alle nostre spalle il rito della pigiatura dell'uva, che è una delle tante attività che vengono proposte quest'oggi per la 13ª edizione della Festa della Cultura Contadina qui ai Vezzanelli, una festa che ha un'importanza davvero centrale qui per questo comune. Sì, una festa che è importante, come ti dicevo alcuni giorni fa, per il nostro comune, ma per la valorizzazione della Val di Vara in generale. Noi dobbiamo assolutamente valorizzare i nostri mestieri, la nostra cultura contadina deve essere sempre di più al centro delle nostre attività, perché qualsiasi tipo di modernizzazione che abbiamo portato nei nostri territori è grazie al frutto dell'esperienza che i nostri antenati e i nostri anziani ci hanno lasciato e che ci hanno portato quindi a vivere questi meravigliosi luoghi come oggi li conosciamo. Antichi mestieri, ma non solo, abbiamo visto anche una premiazione dei migliori animali degli allevamenti e tantissime altre attività oggi su questi bellissimi prati. Sì, io sono veramente oggi orgoglioso perché questa mattina ci ha raggiunto l'esperto di razza Piero Gelli che ha premiato i nostri animali. Abbiamo visto una miglioria nella razza, la razza si sta migliorando sempre di più, quindi per noi è una soddisfazione. Gli allevatori sono felici perché sono riusciti a portare a casa dei bei premi per adornare i loro belli animali, quindi speriamo che possano essere invogliati sempre di più a migliorarci sempre di più, perché non dimentichiamo che se noi riusciamo a migliorare la razza, il prodotto che potremo conferire alla nostra clientela sarà sempre migliore, quindi ne va veramente della salute, ne va della valorizzazione del nostro territorio, ma soprattutto anche del nostro prodotto. I prodotti, appunto, i prodotti tipici a chilometro zero sono poi in realtà anche i grandi protagonisti di questa giornata, saranno protagonisti anche domani per un appuntamento dedicato però agli appassionati del cavallo. Esatto, chi è arrivato oggi a cavallo dopo una lunga passeggiata sull'Alta Via potrà godersi il pomeriggio in tranquillità e da stasera ci sarà di nuovo la cena sempre con i prodotti tipici e domani sarà riservato loro una bella colazione e un pranzo sempre a base di prodotti tipici. Noi ci teniamo che la nostra gente voglia continuare a venire a Zegnago e che si faccia una pubblicità per la nostra valle dove alla fine possa essere conosciuta un po' fuori dalle nostre mura, ma è giusto far conoscere i nostri prodotti alla nostra gente anche al di fuori. E questo è il futuro poi di questa festa? Questo è il futuro, certo, il futuro è una pubblicità sempre migliore del nostro territorio e dei nostri prodotti.